Una breve preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ti preghiamo, Spirito del Signore, scendi tutti quanti noi su questa assemblea, apri cuori, le menti, apri proprio le orecchie fisicamente intese, fa che la parola di Dio risuoni con la sua forza e potenza, con la sua unzione, perché possiamo anche noi essere tutti pieni dello Spirito di Dio. Lo chiediamo a Dio onnipotente per Cristo Gesù, nostro Signore. Benissimo, allora prima parte, ripeto, stasera morte e resurrezione di Gesù, Luca 23, 44, 46. Era già verso mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà, Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Seconda lettura, Romani 7. Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio che egli ha promesso per mezzo dei suoi profeti e delle Sacre Scritture e che riguarda il figlio suo nato dal seme di Davide secondo la carne, ma costituito figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità, in forza della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere questi due aspetti, quindi morte, 3 giorni dopo, resurrezione. Guardate un po', Gesù sta proprio negli ultimi minuti di vita. Gesù sulla croce disse diverse cose, 7 delle sue parole sulla croce sono rimaste scritte nei Vangeli. Una di queste 7 è questa qui: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Avete mai visto uno che morendo o prima di morire dice consegno il mio spirito? Mai. Tutti, non so se tutti quanti abbiamo avuto questa esperienza di vedere qualcuno morire a casa, i genitori, parenti, amici. E tant'è vero, dice, detto questo spirò. Che cos'è lo spirare? Si chiama il rantolo anche. Quando uno muore c'è l'ultimo respiro, qual è quello che uno immette l'aria, la espira pian piano e non la rimetti più dentro. Quando uno fa questo significa respira, sta aspirando, sta buttando fuori l'ultima aria del suo respiro. Questo tante volte quando muore qualcuno. E la parola ebraica che definisce lo spirito significa contemporaneamente, scusate, il soffio, l'aria, sia lo spirito interiore. Per questo Gesù Cristo, quando parla con Nicodemo, usa come esempio per spiegare allo Spirito Santo il vento. Il vento soffia dove vuole, tu lo senti quando questo ti colpisce, ma non sai né di dove viene né dove va. L'aria, il soffio, significa contemporaneamente nella mentalità antica ebraica sia l'aria che uno respira nei polmoni, sia la parte più profonda di una persona, quello che noi oggi chiameremo anima, che esce dalla persona quando uno muore. Padre, nelle tue mani contengo il mio spirito. Se andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli, la morte di Stefano, la stessa cosa. Stefano, poco prima di morire,
ucciso dalle sassate di quelli che lo lapidavano, dice: Signore Gesù, nelle tue mani consegno il mio spirito. Perché questa cosa? Cosa dicono le persone che muoiono? Niente, se non sono coscienti. Se sono coscienti dicono: mamma. Provate questa. Qual è l'ultima parola che esce normalmente dalla bocca di una persona che muore? Questo me lo disse un generale che era all'Eremo di Montegiove, dove sono stato un mese prima di entrare nel seminario. C'era un generale che aveva chiesto di avere una celletta degli eremiti per sé, perché lì poteva stare raccolto, ritirato, e scrivere un libro delle sue memorie di generale. Una sera, facendo passeggiata con questo, che non era un granché di religioso, diceva: ma lei sa, qual è l'ultima parola che un soldato morente sul campo di battaglia dice prima di morire? Io penso: Signore, pietà, aiutami. No, dice: mamma. Detto questo, spirò. Gli altri evangelisti, Luca non era presente quando morì Gesù Cristo, quindi lui ha fatto una ricerca e ha scritto quello che dalla sua ricerca ha saputo. Gli altri evangelisti dicono invece che Gesù Cristo emise un forte grido e spirò. Se qualcuno conosce la Maria Valtorta, che è una donna carismatica, che ha avuto delle rivelazioni proprio riguardo alla vita di Gesù Cristo, al Vangelo, questa donna notò che quando Gesù fece questo grido disse la prima metà della parola ebraica, che tradotta in italiano significa mamma: immi. Papà in ebraico si diceva Abba, proprio la parola che i bambini, quando imparano a parlare, dicono al papà. Abba, dicevano i bambini ebraici. Mamma si diceva immi. Gesù, quando stava morendo, proprio l'ultimo im, e poi è morta. Questo è molto importante, perché fa capire l'essere uomo di Gesù. Vero Dio, vero uomo, ed è morto come tutti gli uomini. Il desiderio, quando la vita se ne va via, di attaccamento più profondo alla radice, alla fonte della vita, è il grembo materno, la mamma. Questo ha fatto Gesù Cristo. Sì, sì. No, spirò in questo modo, dicendo immi. Prima detto questo, poi l'ultimo respiro in uscita è stato questo grido immi, e poi è morto. Non ha fatto, non ha avuto le forze, non ha fatto in tempo a dire la seconda parte della metà della parola mamma. Questo ha fatto. E cosa si intende? Consegno il mio spirito. Il suo spirito usciva dal corpo proprio mediante la morte. Gesù voleva abitare nel Padre. Nelle tue mani contiene il mio spirito. Se uno ce l'ha con Dio, perché non doveva andare così la storia, è andata nel modo perfettamente contrario a quello che uno si aspettava e voleva da Dio, non gli consegna il suo spirito nelle sue mani, ma gli manda una parolaccia e non ci vuole andare con Dio. Fare questo in punto di morte significa che quando uno muore non va in paradiso, non va in braccio a Dio. Dove va?
Nei tuoi mari contieni il mio spirito, significa che anche se io non ci vorrei stare qui sulla croce, l'unico posto dove voglio abitare, l'unica casa che voglio, da cui voglio essere accolto, è te, o Padre. Nelle tue mani contengo il mio spirito, non voglio andare da nessun'altra parte. Mettiamo questa stessa cosa sotto un punto di vista leggermente diverso, forse più chiaro. Gesù, qui parliamo da uomo, il suo corpo, la sua vita, l'aveva ricevuta da Dio, dal Padre. Morendo, gliela riconsegna. Tu mi hai dato la vita, io te la restituisco. Mettiamo un altro punto di vista ancora più forte. Chi è il Padre? Quello che ama il Figlio, quello che vive per il Figlio, quello che fa tutto per il Figlio. Il Figlio riceve questo amore dal Padre. Durante la vita, in un'occasione o in un'altra, gli dimostra una riconoscenza, ma solo attraverso la morte riesce a ridare tutto l'amore che lui ha ricevuto a lui, al Padre. Cioè, Padre, tu mi hai amato dandomi 1000, io ti obbedisco, l'obbedienza significa che ti ridò 100, faccio questo miracolo che tu vuoi, altri 150, faccio questo, e in varie modalità ridiamo al Padre l'amore che ci ha dato. Non esiste altro modo sulla terra per ridare al Padre tutto, 1000, l'amore che ci ha dato, che non morendo per amore. Lì dai tutto. Che dice Gesù Cristo riguardo all'amore fraterno? Non c'è un amore più grande di quello di colui che dà la vita per i suoi amici, per coloro che ami. La vita, più di quella non c'hai, dai la vita, dai tutto. Tutto l'amore, l'unica occasione terrena per ridare tutto l'amore a chi ce l'ha dato, è quando moriamo. Vero o no questo? Padre, le tue mani consegno il mio spirito, Gesù l'ha detto. Detto questo, spirò. Prima l'ha detto, poi lo ha fatto. Ha dato tutto il suo amore al Padre. Ma l'amore, che per noi è una parola generica, nel caso di Gesù Cristo è una cosa generica o una cosa ben specifica? È una cosa ben specifica. L'amore con il quale Gesù Cristo è stato amato dal Padre si chiama Spirito Santo. L'amore con il quale Gesù ricambia il Padre nella stessa misura con cui è stato amato si chiama ancora Spirito Santo. Guardate che resto di roba. Vediamo se riuscite a capire questo, se il Signore ve lo illumina. Quando si parla dello Spirito Santo nel credo, che si dice? Credo lo Spirito Santo, che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio.
Procedere che significa? La processione. Procede dal Padre, quindi sarebbe dire parte da Lui, e dove va? Al Figlio. Ma il credo non dice procede dal Padre al Figlio, dice procede dal Padre e dal Figlio. Allora, quando la prima parte procede dal Padre, va verso il Figlio. La seconda parte procede dal Figlio, dove va? Verso il Padre. Noi non possiamo partire contemporaneamente dal punto di partenza e dal punto d'arrivo per andare così. Dobbiamo partire, andare al punto d'arrivo e poi ritornare. E tornare al punto di partenza. Lo Spirito Santo invece contemporaneamente parte dal Padre per andare dal Figlio, parte dal Figlio per tornare al Padre. Una cosa strana? Qualcuno si è mai innamorato delle persone qui presenti? Quando nasce l'amore tra un ragazzo e una ragazza, l'amore che nasce da ragazzo e ragazza è una cosa che fa così. Da lui va a lei, contemporaneamente da lei va a lui. Non è che fa prima così e poi, è contemporaneo. L'amore di per sua natura è doppio, procede dal Padre e dal Figlio contemporaneamente. Dal Padre verso il Figlio, dal Figlio verso il Padre. Per questo l'amore fa dei due una cosa sola, perché non parte da una sola parte arrivando all'altra e basta, ma anche fa il cammino ritroso, fa così, allora unisce le due parti. Altrimenti uno solo amerebbe l'altro. Succede questo nei matrimoni: uno solo ama l'altro, l'altro si pappa tutto l'amore dell'altro e non ricambia manco una virgola e protesta magari se non ha ricevuto abbastanza come voleva lui. Non è l'amore questo. L'amore vero è quello che sì, uno riceve l'amore, contemporaneamente riama chi lo ama. Questo è vero amore. Non esiste l'amore univoco, per cui se ci sta una ragazza che si è innamorata di uno e quello lì invece soltanto la sfrutta, oh apri gli occhi, quello non ti ricambia, quello non ti ama, tu credi che, tu speri che lui faccia, non lo fa, non è vero amore, stai attenta, staccati da questa persona. E non si stacca mai, perché è innamorato soltanto l'intervento di Dio può cambiare la testa della persona. Allora, nell'amore ci sta questo cammino che sulla terra significa certe cose ben precise. In cielo il Padre ama il Figlio donandogli tutto l'amore che lui possiede, tutto, mille, il massimo, e lo dà al Figlio. Il Figlio non fa l'egoista che di questo amore che riceve 800 se ne tiene per sé e 200 ricambia al Padre. Ricambia il Padre dandogli tutto l'amore che riceve. Sulla terra significa che noi da Dio riceviamo la vita e gliela contraccambiamo morendo per Lui. Per questo anche dopo la morte e la risurrezione di Cristo sulla croce, la morte non è stata tolta dal Signore. Ci dobbiamo passare tutti. Se non passassimo attraverso la morte, nessuno di noi potrebbe amare con tutto se stessi Dio. Padre, nelle tue mani contengo il mio spirito. Detto questo, spirò. Detto questo, Gesù Cristo emise lo Spirito Santo. A
Allora, sulla terra, il più grande atto d'amore compiuto da Gesù Cristo fu quello della morte in croce. E questo amore fu così grande, così potente, che anche i cuori di coccio l'hanno capito. Il centurione romano era un soldato, un uomo d'armi, uno che il compito suo era ammazzare i nemici. Il soldato esiste per ammazzare i nemici. Quanta gente ha visto morire, quanta gente avrà ammazzato. Quando vede Gesù Cristo morire in croce, veramente quest'uomo è figlio di Dio. Nessuno è mai morto così. Nessuno ha fatto mai della morte un atto di amore, il più grande atto di amore della sua esistenza. Questo significava che l'ho visto morire persone odiando, cercando di ammazzare il nemico, bestemmiando, augurandogli le peggio cose, non so che cosa. Gesù Cristo è morto prendendosi come agnello condotto al macello tutte le ingiustizie e il male addosso e rimettendolo nelle mani del Padre, per amore di noi uomini, per amore di noi peccatori. Padre, nelle tue mani contegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Allora vedete come è fatto lo Spirito Santo. Lo riceviamo e contemporaneamente lo ridiamo. Più ne riceviamo, più dobbiamo poi contraccambiare. Quando riceveremo a pienetti dello Spirito, noi contraccambieremo Dio col dono di noi stessi. Questo ha fatto Gesù. Secondo brano, allora questa è l'introduzione di una lettera dove San Paolo scrive ai Romani, qui ci deve ancora arrivare a Roma, gli scrive la lettera, arriva prima la lettera nella comunità di Roma e poi arriva lui in carcere, in manette, perché doveva essere giudicato dall'imperatore e condannato da lui, perché era cittadino romano e a quei tempi i cittadini romani sparsi per tutto l'impero potevano essere giudicati solo dall'imperatore. Gli altri che non erano cittadini romani venivano giudicati nei tribunali del posto, ma sempre quelli civili dell'impero romano. Allora, prima di arrivare a Roma, scrive questa lettera, è una lettera magnifica ai Romani perché c'è tutta l'esposizione ben articolata del Vangelo che lui annuncia. La lettera ai Romani è un grande cherigma detto da San Paolo ai Romani ai quali stava andando, dove ogni passo, ogni faccettatura di questo cherigma viene ben spiegata e messa in mostra in maniera meravigliosa. Sono cose che sono non attuali, attualissime, di quello che dice San Paolo. Allora, all'inizio di questa lettera, come era usanza del tempo, nel prologo si metteva tutto, nel resto del prologo si spiegava per bene quello che si preannunciava nel prologo. Per esempio, il Vangelo di Marco comincia con questa espressione: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Stop. Tutto quello che scrive dopo Marco spiega perché è Vangelo la storia di Gesù, il Cristo, pieno di Spirito Santo, il quale è figlio di Dio e attraverso di lui ci diventiamo pure noi. Quella righetta è il prologo, tutto il resto spiega quello che questa espressione iniziale indicava. Allora, San Paolo, lettera ai Romani, che cosa vuole dire ai Romani? E qui state ben attenti perché sicuramente ci sono delle cose che non sapete. Dice così che Paolo, sono servo di Gesù Cristo, apostolo, cioè inviato da Dio per chiamata sua, scelto sempre da Dio per annunciare il Vangelo di Dio, quindi io
esisto non per fare la carità, esisto non per assistere i malati, esisto per annunciare il Vangelo di Dio. Questa è la motivazione della sua esistenza. Il Vangelo Dio aveva promesso già molto tempo fa per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture, e il Vangelo, cioè la buona notizia che Dio ha da dare a noi, riguarda il Figlio suo, Figlio di Dio. Qui si riferisce a prima che diventasse uomo. Il Figlio era solo spirito, nato dal seme di Davide secondo la carne, perché la Madonna è una discendente di Davide. E questa è l'espressione che dovete capire stasera: costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di Santità, in virtù della resurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia, eccetera, tutto il discorso conseguente. Vi domando, se San Paolo dice che Gesù era Figlio di Dio, perché dopo dice che è costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di Santità? Se era già Figlio di Dio, perché dice poi che fu costituito Figlio di Dio? Rispondete. No. Il momento in cui Gesù diventa Figlio di Dio è la resurrezione dei morti, in virtù della resurrezione dei morti, non è il battesimo. Perché la resurrezione dei morti? Quanti anni è che state in chiesa a seguire il Signore? Nessuno lo sa questo. Eh? Lo Spirito Santo non ti stava. Vabbè, lo Spirito Santo ha agito su Gesù Cristo. E che cosa ha fatto lo Spirito Santo? Rispondendo a, come si dice, a Zeccacci. No, forza, qualcuno si è illuminato da questa. Allora, il Vangelo riguarda il Figlio di Dio che sulla terra è nato dal seme di Davide secondo la carne, e il Vangelo è che Gesù secondo la carne è stato costituito Figlio di Dio in virtù della sua resurrezione dei morti. Dai, ci si capisce qua. Prima che diventasse Gesù di Nazareth, per il Figlio di Dio, Spirito, non c'era Gesù di Nazareth, perché non si era incarnato ancora. Quando si incarna, Gesù di Nazareth, una persona come noi, uomo, corpo, testa, capelli, denti, respiro, cuore che batte, eccetera. Quando uno nasce in questo mondo, è già di per sé Figlio di Dio o no? Può essere anche figlio del diavolo, se fai peccati non è figlio di Dio. Figlio di Dio significa che siamo connaturali a Dio, della sua stessa natura. L'uomo è della natura di Dio, è uno scalino abissalmente più basso rispetto a Dio. Ma con la resurrezione dei morti diventiamo
col corpo figli di Dio. Il nostro corpo assume le dimensioni di vita di Dio. Questa è la buona notizia. Capito? Quando Gesù risuscitato Lazzaro dai morti, era morto 4 giorni, il suo corpo fradicio puzzava, Gesù risuscita, tutto il suo materiale umano in decomposizione scompare, ogni cosa riprende il suo giusto posto, il regello, le vasi sanguigne, i nervi, e Lazzaro ritorna in salute perfetta. Dopo che Lazzaro, risorto dei morti, è vissuto per sempre, o è morto di vecchiaia, è morto. Quindi il suo corpo, da risorto, da risuscitato dai morti, non possedeva la vita eterna. Non era un corpo capace di suo di vivere per sempre. Era il corpo di un uomo come tutti, che fa la sua parabola e alla fine invecchia e muore. Gesù Cristo, quando è risorto dai morti, ha ripreso il corpo di prima di morire? Un corpo veramente di carne, ma di una carne molto più elevata di quello che aveva in precedenza, capace di vivere per sempre, capace di essere presente in più parti contemporaneamente, si chiama ubiquità questo dono, da cui deriva la bilocazione di Padre Pio e di altri santi, un corpo capace, ecco, di attraversare i muri e comparire nel cenacolo e così via. Di San Paolo, un corpo spirituale. Gesù, come persona, nei suoi 33 anni di vita terrena, era figlio di Dio, ma col corpo ancora no. C'è diventato figlio di Dio con la resurrezione dei morti. Diremmo in modo più preciso, da uomo è diventato figlio di Dio risuscitando dai morti. Con la resurrezione dei morti, nella persona di Gesù, nel corpo di Gesù, abitano tutte le qualità divine. Dice San Paolo, la pienezza della divinità. Il Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, sta nel corpo di Gesù Cristo risorto. Gesù ha tutte le qualità di Dio in te stesso, nel suo corpo risorto. Questa è la buona notizia, perché noi gentili uomini, condannati a una vita infame in questo mondo, tra malattie, disgrazie, cattiverie, peccati, che tutti i giorni ci affliggono, a tutti quanti, noi abbiamo come futuro preparato da Gesù Cristo la vita eterna, un corpo non più soggetto alle malattie, alle cattiverie, un luogo dove il diavolo non ci sta più, dove non esistono più peccati, perché soltanto l'amore di Dio è la perfezione, chiamasi paradiso. Questa è la buona notizia per noi. A questa trasformazione saremmo chiamati. Chi è che opera questa gloriosa, potentissima trasformazione? Chi è che la fa? Costituito figlio di Dio, con potenza, la potenza dello Spirito Santo. E ultima cosa, lo spirito di santità, perché poter risorgere dai morti, il primo scalino è il raggiungimento della santità. Quando Gesù Cristo, col corpo chiuso nella tomba di Giuseppe d'Arimatea, scese dagli inferi, scese nel luogo del peccato più nero, più aspro, più cattivo, là dove il diavolo tiene schiave le anime, il regno dei morti,
il regno della morte, il regno del peccato. Da lì è uscito Gesù Cristo. La sua uscita dal regno degli inferi significa, cioè, la santificazione di ciascuno di noi. Uscire dai peccati più neri che esistono, omicidi, adulteri, zozzure, quello che ha ammazzato il bambino piccolo, oppure il suo, per arrivare alla santità, all'amore più grande, fino a quello di essere capaci di dare la vita per il Padre e per gli altri. Allora, lo Spirito Santo santifica la persona, santifica me, te, te e te, a partire dal nostro mondo interiore, chiamiamolo cuore, chiamiamolo anima, i greci lo chiamerebbero mente, il nous, che per loro è quello del centro della persona, fino ad arrivare ad agire sulle cellule del nostro corpo, trasformando il nostro corpo in un corpo capace di suo di vivere per l'eternità, per sempre. Un corpo che non sa più cos'è l'invecchiamento e la morte. Vita eterna. Questa trasformazione dal temporale all'eterno, dal peccato alla santità, è l'essere costituiti figli di Dio. Anima e corpo. La Chiesa ha sbagliato, noi preti abbiamo sbagliato, perché abbiamo parlato di santificazione solo spirituale. Per cui per noi, per la maggior parte dei cristiani che hanno imparato da questi preti, che hanno iniziato questo, quando uno muore, se è molto buono va in paradiso, se è buono mezzo mezzo va in purgatorio, se è cattivo va all'inferno. Basta. Non si parla più di resurrezione dei morti. Non l'anima soltanto, ma anche il nostro corpo è chiamato da Dio a vivere eternamente, ad andare in paradiso. La salvezza è completa solo quando anche il nostro corpo risuscita, oltre che l'anima con la conversione. Quando mai si è detto questo? E noi tutte le domeniche lo diciamo a pappardella nel credo e non lo crediamo poi invece nei fatti. Il credo finisce così: credo nella risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Noi crediamo nella risurrezione dei morti? Noi accusiamo i testimoni di Geova che loro dicono che tutti i morti risusciteranno. Ma il cristianesimo lo dice da sempre, da quando Gesù Cristo l'ha annunciato per primo lui. Tutti i morti risusciteranno, con i corpi. Alcuni corpi andranno in gloria, altri andranno nella nazione eterna. La sofferenza del dannato è spirituale e fisica insieme. E non solo spirituale. Ci siamo in questo? Funziona così. Allora, dove agisce lo Spirito Santo nella morte di Gesù Cristo? Agisce nell'essere riconsegnato totalmente, al 1000%, al Padre. Agisce completando quel cerchio che dal Padre va al Figlio e il Figlio ritorna al Padre. Agisce perché lo Spirito Santo è così forte nell'unione tra Padre e Figlio che procede dal Padre verso il Figlio e dal Figlio verso il Padre contemporaneamente. Se Gesù Cristo non fosse morto in croce, non avrebbe mai potuto dare tutto il suo spirito al Padre e ricambiarlo con lo stesso amore con il quale il Padre ha amato il Figlio. E questo ci fa capire anche un'altra cosa: quando noi parliamo di Gesù Cristo, parliamo solo dell'amore che il Figlio ora al Padre, ma dell'amore che il Padre ora al Figlio, se il Figlio ha amato il Padre ridandogli tutto il suo spirito, e per far questo è dovuto morire in croce, non era già morto prima il Padre che per amare il Figlio dovette rinunciare a se stesso e farsi servo del Figlio, della sua gioia, della sua santificazione? Già il Padre era morto a se stesso per amare il Figlio come il Figlio doveva essere amato e meritava di essere amato.
L'amore del figlio è una risposta a quello che il padre ha già fatto per lui. Gli ritorna lo stesso spirito che il padre gli ha donato. Nella resurrezione dei morti lo Spirito Santo agisce spiritualmente togliendo l'anima di Gesù Cristo dagli inferi, fisicamente risuscitando il corpo di Gesù Cristo con una trasformazione che lo rende capace di vivere eternamente. Fa della natura umana di Gesù Cristo la natura divina, corpo divinizzato, corpo dotato di vita eterna, corpo spirituale. Sono cose meravigliose, bellissime, potenti, che proprio seguendo lo Spirito Santo possiamo vivere in pienezza anche noi. Benissimo, a questi due momenti, guardate, questo che abbiamo detto è proprio super assunto di questi che sono i momenti fondamentali della storia umana di Gesù Cristo. A questo facciamo due domande, vediamo se riusciamo a capire e di conseguenza a rispondere bene. Prima domanda: amare significa consegnare lo spirito? Sì o no? Quando un uomo sposa una donna, non deve fare proprio questo, consegnargli lo spirito? Quando una donna sposa un uomo, non deve fare proprio questo, consegnargli lo spirito? Quando un genitore partorisce un figlio, non gli deve consegnare, accidenti, spirito, corpo, tutto quanto, ore di notte, e un figlio non deve imparare a riconsegnare lo spirito amato al genitore che l'ha amato così? Tutto funziona in questo modo. Amare significa, come ha fatto Gesù Cristo sulla croce, consegnare lo spirito nostro all'altro. Spiega meglio con degli esempi, con dei fatti della vita, con la vostra esperienza. Vediamo un po' se questa non è una vera grande chiave di lettura del nostro amore, o perlomeno dell'amore al quale siamo chiamati ad arrivare. Seconda domanda: ha mai sperimentato la potenza della resurrezione, cioè lo Spirito Santo al lavoro su di te? Significa uscire dalla morte, mica si muore solo col corpo. Vabbè, Doriana ha testimoniato la sua quasi resurrezione dalla morte, lei può testimoniare questo, Una persona guarita dalla malattia per un miracolo può testimoniare l'opera dello Spirito di Dio su di sé, ma non sono tanto questi i casi, ce ne sono altri. Ma un po' da fare a vedere se lo Spirito Santo vi ha mai risuscitato nella vita. Signore, ti preghiamo, manda il tuo Santo Spirito su questa assemblea, perché il maligno non osi rubare quello che la tua parola ha seminato nel cuore di tutti, qui presenti, in ascolto tramite internet. Ti preghiamo, Dio Onnipotente, fa che questa parola metta radice, diventi profonda, e permetta al tuo Santo Spirito di effondersi con pienezza nella vita di ciascuno, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.